benvenuto in questo video dove cercherò di spiegarti come crearti la tua piccola officina fatta in casa spendendo relativamente poco. Allora, come prima cosa ti consiglierei di avere un banco da lavoro che sia grande o piccolo, l'importante è che hai una superficie su cui appoggiarti dove riesci a fare i tuoi piccoli lavoretti. Una griglia da parete, se hai la possibilità di averla, meglio, perché riesci ad avere tutte le chiavi che ti servono a portata di mano messe in un modo ordinato. Quindi quando hai bisogno di prendere una chiave sai già che ce l'hai qua. Come terza cosa, per prendere le chiavi, tutto l'essenziale, senza andare a spendere troppo, siccome tante chiavi, penso che già lo sai, se le prendi singole ti costano anche tanto, ti consiglierei di prendere questa cassetta, la trovi tranquillamente da Decathlon, sul prezzo più o meno di 50 euro, e all'interno trovi praticamente tutto l'essenziale, dalle chiavi per il pacco pignoni, dalle chiavi per il movimento centrale, per la catena, è praticamente tutto. All'interno troverai anche le brugole, non so se hai già notato, ma per una bici di solito un 70% di viti sono brugole, dalla 4 alla 6, qualche 2,5, poi dipende. Però l'importante è avere delle buone brugole. Qua all'interno ci sono queste, dalla 2 fino alla 6 e praticamente tutte le chiavi, ti mancherebbe l'8. Sono fatte con una punta arrotondata e una punta standard, normale. Se vuoi fare qualcosa di fatto meglio, puoi prenderti anche delle brugole a parte, un po' più professionali, per evitare di spannare le viti, se non ti senti tanto sicuro soprattutto. Altra cosa, ti converrebbe sempre avere una chiave di rano metrica. Questa non è all'interno della scatola che ti dicevo prima, a me questa l'hanno data assieme alla bici, che chiude fino a 6 Nm sempre, volendo posso cambiare anche lui. È importante perché soprattutto se hai una bici in carbonio riesci a chiudere tutte le viti ad un certo newton metri, che sia 2, che sia 6, che sia 10. In caso esistono anche viti, cacciaviti, scusa, di rano metrici, ti lascio qualche esempio qua in alto, vediamo se riesco, e dove puoi chiudere le viti soprattutto movimenti centrali e pacco pignoni che hanno dei newton metri più alti, dai 2 fino ai 50, quindi una chiave così molto più professionale costa un pochetto in più, però riesci ad avere una resa maggiore. Altra cosa che ti vorrei dire è prendi un cavalletto, ne trovi anche di abbastanza economici, dai 30-50 euro, quelli basici che già possono andarti bene, oppure spendi qualcosa di più, ovviamente qualcosa di più qualitativo. Riesci con questo a mettere a posto la bici e soprattutto lavarla. Lavandola ti consiglierei di usare queste spazzole, un esempio è lei, che può andare bene sia per il pacco pignoni perché te lo fa pulire, sia con questa piccola grattugia che passa in mezzo ai pignoni e ti pulisce all'interno, se c'è un po' di terra, se c'è un po' di erba, te la toglie e ovviamente li puoi spazzolare. Se vuoi anche con questo puoi pulire la catena, quindi con questa puoi farci tutto. Ovviamente ti direi di prendere qualche chiave in più, anche qualche spazzola in più, può sempre andar bene per pulire sia la catena che anche magari qualche piccolo pezzo del telaio. Qua non qualcuna, ma ne esistono infiniti tipi, quindi molto importante per tenere sicura della propria bici, soprattutto perché la catena è un componente che si arrugginisce facilmente e che l'usura, se la usiamo tanto e non la trattiamo bene, dura poco. E per evitare di trovarci a piedi, sempre meglio tenerla bene, con olio, sgrassandola sempre bene, mettendoci sempre il proprio olio. Vi direi di prendervi degli oli, uno al teflon e uno alla ceramica, perché dipende anche dalle temperature che ci sono e dagli agenti atmosferici. Questo ad esempio è un olio ceramico che può andare bene se non c'è pioggia, perché non si lava via. In caso di pioggia, un olio ceramico non è il massimo perché viene lavato dall'acqua, quindi vi consiglierei un olio al teflon che è fatto proprio apposta per l'acqua anche, e può andare bene anche all'interno delle guaine, dei cavi. E un'altra cosa che trovate sempre all'interno di questo cofanetto che vi ho parlato prima è lo smagliacatena. Se dovete cambiare una catena, se la dovete accorciare, siete pur tranquilli con questo. Un'altra chiave che vi consiglierei di avere è questa per verificare l'usura della catena e questa per aprire e chiudere la falsa maglia. Quando devo andare a sostituirmi la catena,
basta che me ne accorcio magari con una falsa maglia e poi per attaccarla prendo una falsa maglia proprio e con questa chiave riesco a chiuderla bene, proprio per serrarla al massimo. Altre cose che magari ti consiglierei, allora in questo caso già c'è praticamente tutto all'interno di questa cassetta, dimenticavo anche la chiave per i raggi che trovate sempre all'interno, se qualche raggio si smolla potete chiuderla proprio con quella. Se non sapete mettere mano sulle ruote, meglio non far malanni e andare da un qualcuno che ne sa. All'interno troverete anche le chiavi per i pedali, stavo dimenticando questa cosa molto importante, non so se vi è mai capitato di togliere un pedale e provare con una chiave di questo genere, sapete che fate fatica perché il pedale praticamente si sigilla, è un bel casino se avete solo una chiave di questo genere. Questa è fatta proprio apposta con una presa più grossa, essendo comunque più lunga, avendo più presa per togliere i pedali e per evitare ovviamente che il pedale si sigilla e non lo riusciamo a togliere. Questa è una cosa molto importante, non so se vi è mai capitato magari un pedale che l'ha da tanto tempo, fai la sua fatica a toglierlo. E come ultima cosa, se ne hai la possibilità, se magari ti viene voglia di mettere mano alla bici, avere dei grassi, almeno un grasso grippante, e se hai una bici in carbonio, una pasta apposta per il carbonio, per magari un tubosella o per magari un manubrio in carbonio. E con questo penso di avervi detto tutto, e già qua avete l'essenziale per mettere mano sulla bici e per tenerla sempre al meglio. Spero che sono stato utile e se avete domande fatele pure qui sotto nei commenti, le accetto volentieri e cercherò di rispondervi. Con questo chiudo e ciao!